Crepe profonde che hanno portato all'inagibilità del luogo di culto, calcinacci a terra, dipinti da ristrutturare, l'intonaco che si stacca e una memoria da mantenere. Il tempo non è riuscito a debellare il senso di comunità e di appartenenza che rende Carignano unico e particolare. Con un video realizzato da Alessandro Guccioni, i residenti non solo hanno lanciato un appello per salvare il centro vitale del piccolo borgo. La chiesetta dei Santissimi Pietro e Paolo ha subito un cedimento strutturale importante nella scorsa estate, tant'è che il vescovo Armando Trasarti e gli uffici preposti, sollecitati dal parroco Don Giuseppe Tintori, hanno provveduto ad avviare i principali interventi. I lavori però sono tanti e di natura diversa, per questo la cittadinanza ha organizzato una raccolta fondi attiva da oggi. Ma non perché sappiamo che prima di attivare un cantiere occorrono tempi piuttosto lunghi. Qui invece è accaduto molto velocemente e questo ci ha fatto piacere, tant'è vero che dal 15 di dicembre ci sono i lavori in corso e possiamo già quasi dire che a metà febbraio i lavori finora commissionati dovrebbero finire. È chiaro che questo non ci basta, nel senso non che non ci basta quello che è stato fatto, ma noi vorremmo di più, ecco perché è venuta l'idea di una raccolta fatta dal paese, anche perché il paese oramai si è sensibilizzato tantissimo, questo vuole essere compartecipe, no, di questa rinascita. E perché no? Allora prima è nata l'idea di raccogliere qualcosa qui, fare residenti, ho detto ma cosa vogliono raccogliere, siamo talmente pochi, e allora ho detto lanciamo una raccolta, mi è venuto in mente questo crowdfunding perché oggi funziona così, noi siamo in un piccolo borgo dove sembra che tutto sia ancora legato al passato, ma in realtà non è così, è un borgo pieno di vita, c'è gioventù, c'è voglia di fare, e allora siamo pronti anche a affrontare il mondo con queste nuove tecnologie. Perché rappresenta un'eredità culturale e abbiamo il dovere di conservarla. Perché è un punto di riferimento per vivere la fede. Perché senza chiesa spolfea la festa a Sant'Antonio. Perché se non possiamo andare a messa, ci tocca giocare solo a carte. Perché qui ci incontro i miei amici. Si può donare tramite un bonifico che fa riferimento al conto parrocchiale proprio, e con questa possibilità tutti i sostenitori del progetto riceveranno anche per la detrazione fiscale la ricevuta. Un'altra possibilità più moderna è col grant funding, e quindi sempre i sostenitori possono donare qualsiasi cifra, e nella nostra pagina Facebook dove viene lanciato il video ci saranno indicazioni sia delle coordinate IBAN del conto corrente parrocchiale e sia le modalità, le istruzioni di come operare sul grant funding.